Buongiorno Giancarlo, ben trovato a questo nostro consueto appuntamento per parlare questa volta di un discorso che è un argomento che sicuramente ha a che fare strettamente con un fatto di cronaca attualissimo, ma ha inevitabilmente delle ricadute anche nell'ambito politico e che ci permette di ampliare poi il discorso e la riflessione su un tema più vasto che, lo anticipo, riguarda i finanziamenti ai partiti politici. Il caso quindi a cui vi faccio riferimento e che affronto con te oggi riguarda l'arresto ai domiciliari del governatore della Liguria, Toti. Giovanni Toti è stato accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. E questo accade in piena campagna elettorale, veramente alla vigilia, agli sgoccioli delle elezioni europee di giugno. Ora si fa anche il nome dell'imprenditore Spinelli che rimbalza le accuse, dice di essersi sentito preso in giro da Toti. Ecco, io faccio questa doverosa premessa per chiederti, insomma, che idea ti sei fatto sulla questione. Sottopongo a te lo spunto e sono, insomma, curiosa di avere una tua riflessione in materia. Beh, come hai già anticipato, a mio avviso questa vicenda va inquadrata sul tema di fondo che è i costi della politica. Questo è il tema di fondo perché ricordiamo così brevemente che una volta c'erano i finanziamenti pubblici ai partiti. Chiaramente non era la situazione ideale, però insomma si sapeva che ai partiti arrivava un certo importo e arrivava appunto dalle casse dello Stato. Poi dopo si è deciso così di togliere il finanziamento pubblico ai partiti ed è diventato un po' una giungla, nel senso che lo Stato ovviamente dicendo non ti do più i soldi, ha anche detto ai partiti vatteli a cercare questi soldi, cioè trova chi ti finanzia. Ed effettivamente questa è la logica, cioè i partiti dovrebbero essere finanziati dai propri, chiamiamoli simpatizzanti, cioè da persone che vedono in quel partito qualche cosa di positivo per appunto per il proprio paese. Quindi ognuno può finanziare, sono diverse le possibilità per finanziare i partiti. Tra l'altro, ricordiamo, diciamo, quella meno indolore, cioè quella di dare ai partiti, per esempio, il 2 per 1000 della propria denuncia dei redditi. In questo caso si dà una cifra che comunque non entrerebbe nelle tasche del cittadino e questa cifra qua viene data ai partiti. In questa maniera i partiti riescono così a raccogliere dei fondi. Ma qua la questione è che si possono finanziare i partiti anche direttamente, cioè facendo delle donazioni. E qui siamo al nocciolo della questione. Cioè, quando la donazione è regolare e quando invece la donazione è una corruzione mascherata, cioè ti do dei soldi, ma in cambio tu, politico, mi devi fare dei favori, insomma, o comunque avvantaggiare rispetto ad altri miei concorrenti. Beh, questo è il nocciolo della questione e questo sarà la magistratura a doverlo fare, però di sicuro se il finanziamento al partito è regolare, non ci sono dubbi se è stato fatto in maniera regolare, cioè è stato, diciamo,
riportato sui valori, insomma, rispettando la legge, ecco, mettiamola così. Se è stato fatto tutto rispettando la legge, non c'è corruzione. Se invece il finanziamento era in base appunto all'ottenere un privilegio, è chiaro che a quel punto è corruzione e quindi la magistratura deve sancire la cosa. Ma al momento non mi sento né di essere ipergarantista, cioè aspettare il terzo grado di giudizio. Ecco, insomma, sappiamo che forse è meglio agire prima che non aspettare il terzo grado di giudizio, perché altrimenti si andrebbe alle calende greche, però bisogna rimanere garantisti, perché obiettivamente, se le cose, ripeto, sono state fatte seguendo la legge, alcuni cittadini possono, diciamo, non essere d'accordo sul finanziamento diretto dei partiti, ma insomma, le campagne elettorali costano e i partiti devono comunque avere i fondi per poterle fare. Quindi questo, diciamo, è il mio pensiero sulla vicenda. Ti ringrazio Giancarlo, tra l'altro hai toccato degli aspetti che avremo modo poi di affrontare nel dettaglio, cioè mi hai sottoposto degli spunti interessanti che vorrei poi, sui quali vorrei poi tornare, ma proprio per riprendere quest'ultima tua osservazione, cioè il fatto che la campagna elettorale costa. Lo abbiamo detto dall'inizio, queste indagini arrivano alla vigilia delle elezioni europee e quindi volevo sapere da te se, secondo il tuo punto di vista, naturalmente l'accaduto potrà pesare come un macigno sulla posizione del centrodestra o se al contrario il centrodestra ne esce pulito. Il ministro Nordio ha già detto, insomma, che in qualche modo si mostra garantista, cioè lui ha già tirato in ballo il principio di presunzione di innocenza e quindi in qualche modo ha preso le distanze o quantomeno temporeggiato sull'accaduto. Ecco, le opposizioni inevitabilmente hanno in qualche modo colto la palla al balzo e hanno già chiesto le dimissioni di Toti, in qualche modo cercano di sottolineare l'impasse, l'errore commesso, il problema che ne sta alla base, in qualche modo negativizzando quindi la posizione del centrodestra alle europee. Secondo te questo problema avrà delle ricadute o appunto ne uscirà pulito il centrodestra? Guarda, Asia, io ritengo, contrariamente alla maggior parte dei giornalisti che invece trovano dietro a queste cose, diciamo, dei fattori, insomma, poco chiari, per me non c'è un vero e proprio accanimento da parte della magistratura in certi momenti, cioè quando siamo in una campagna elettorale, perché in campagna elettorale ci siamo spesso, quindi è anche facile che quando avvenga qualche mossa, diciamo, della magistratura, possiamo essere sempre vicini a una qualche campagna elettorale. Però ecco, quello che va detto è che questo va ad inficiare non tanto, secondo me, sulle elezioni europee, cioè adesso lo dico in maniera un po' brutale. Io penso che non ci sia nessuno che aveva intenzione di votare centrodestra che per quello che è accaduto a Toti adesso non lo vota più. La mia può essere ovviamente anche una visione non corretta, però a me sembra che diverso è la questione Liguria. Cioè, la questione Liguria è diversa perché se noi anche in futuro dovesse risultare del tutto innocente Toti, ma se continua ad esserci questi arresti domiciliari, è chiaro che uno da casa sua non può governare la Liguria. Cioè, questo è un fatto. Cioè, su questo la magistratura interviene, cioè
ciò che fa la magistratura, cioè gli arresti domiciliari, poi hanno delle ricadute queste, ma hanno delle ricadute, ripeto, sul governo della regione, visto che appunto Totti, ricordiamolo, insomma, vabbè, lo abbiamo dato per scontato, è il presidente della regione Liguria, naturalmente, no? Quindi, secondo me, sulle elezioni europee non darei alla vicenda un grosso peso, mentre sulla gestione appunto della Liguria è chiaro che ha un peso, cioè io mi aspetto che se questi arresti domiciliari dovessero continuare, a quel punto venga chiesto a Totti di fare un passo indietro e poi ovviamente da quel momento lì aspettare che la magistratura faccia il suo corso, questo sì. Quindi queste, diciamo, vedrei due piani diversi, un piano quello delle elezioni europee sul quale questa vicenda secondo me peserà poco o nulla. Il piano invece del governo della Liguria, invece, questa vicenda pesa e come, perché appunto si potrebbe anche tornare alle urne proprio per dare un nuovo governatore a questa regione, che chiaramente, un po' come tutte le regioni, ma voglio dire, è comunque una regione importante, insomma, abbiamo lì un porto come quello di Genova che è fondamentale per i nostri commerci, quindi non può essere tutto fermato, bloccato in attesa di, cioè deve andare avanti, insomma, la Liguria ad essere governata. Questo è un po' il mio pensiero, insomma. Un pensiero direi assolutamente condivisibile e in qualche modo ritengo anche, mi permetto di fare questo commento, questa aggiunta, che inevitabilmente quando si è travolti da uno scandalo, da un'indagine, anche se poi questa dovesse portare a nulla di fatto e nel caso di Totti magari ribadirne l'innocenza, in qualche modo comunque c'è sempre un po' una macchia che aleggia, che resta sul personaggio politico in tal caso, e togliersela di dosso non è sicuramente semplice, per cui in qualche modo, anche se penso un po' al cittadino medio, dove l'informazione non arriva capillarmente, minuziosamente, quotidianamente, e di conseguenza ecco, poi può esserci sempre una sorta di astio, di risentimento, senza dimenticare che, come ho avuto modo di dire anche in altre occasioni, spesso il discorso nazionale, come dicevi tu, anche europeo, e quello più locale, più circoscritto, che sia il proprio comune o che sia la propria regione, variano. Per cui spesso, ecco, si vota alle nazionali un partito, una coalizione, per quanto riguarda il comune, una regione, un'altra, a seconda poi di quanto fa bene nel proprio circondario. E quindi, se il centrodestra in Europa potrebbe non sentirsi minacciato dalla vicenda Toti, un discorso diverso lo condivido per quanto riguarda la Liguria. E anche perché, come hai giustamente sottolineato, governare da casa è alquanto difficile. Ora sorrido, però oggettivamente è così, e quindi delle ricadute potrebbero esserci, come. Chiuso questo discorso, ma anzi ti ringrazio nuovamente per aver sottolineato questo aspetto centrale, direi, nella vicenda. Volevo concludere proprio con un'ulteriore riflessione sulla questione finanziamenti e partiti. In questo senso mi ricollego a quanto hai detto all'inizio della nostra chiacchierata, perché i finanziamenti e partiti, lo hai detto, lo hai ribadito, possono avvenire attraverso modalità diverse. Mi rifaccio ad alcuni numeri diffusi dal Sole 24 Ore, riferiti all'anno 2023, per cui dalle società è la Lega a ricevere finanziamenti maggiori, 1,1 milioni di euro, con il 2 per 1000 c'è il PD in testa. La fetta maggiore, per quanto riguarda invece
Una terza fonte di sostentamento, che è quella legata al contributo diretto di Camera e Senato, ha il primato il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Ecco, le modalità sono diverse, comunque tutti i partiti inevitabilmente incassano. Ecco, c'è stata di recente la sentenza ai danni di Fini e di consorte, ora tocca a Toti finire, insomma, un po' al centro dello scandalo. Sembra in qualche modo che la politica italiana da anni abbia una certa predilezione per lo scandalo legato al finanziamento ai partiti. Ecco, io volevo quindi chiederti se effettivamente è così, cioè se l'Italia forse ha questa sorta di predilezione, passami il termine, forse più ingenua o semplicemente davvero ci sono delle falle nel sistema e quindi ecco, un po' questa premessa per sottoporti lo spunto e avere una tua riflessione. Ma guarda, Asia, sai che ci sono quelle classifiche dei paesi più corrotti, no? La classifica della corruzione, no? In testa c'è sto tal paese, adesso non lo nomino, no? Proprio per non far arrabbiare magari gli abitanti di quel paese o di un altro. Comunque, l'Italia. Diciamo che in quella classifica non è tra i paesi più virtuosi, insomma, quindi la corruzione in Italia c'è, però attenzione anche qua, cioè guardate che quando ci sono soldi pubblici e in Italia ce ne sono tanti, perché ecco, ricordiamo sempre che più del 50% del PIL in Italia è fatto dal pubblico, cioè dallo Stato, dagli enti pubblici. Quindi noi pensiamo che siano tutte le aziende, le cose. Nella realtà, la maggior parte del PIL arriva appunto dal pubblico. Quindi dobbiamo capire che, dato che lo Stato spende tanto, è chiaro che gli imprenditori si rivolgono anche allo Stato per avere queste commesse pubbliche. Adesso io non voglio, sapete che io sono molto critico con l'Europa, no? Quindi non vorrei così essere tacciato di anti-europeismo in maniera. Però obiettivamente chiunque è stato una volta a Bruxelles si è reso conto che quella non è più una città, è un conglomerato di lobby, ma è anche normale che sia così. Anche il lobbismo, chiaramente, c'è l'aspetto legale e l'aspetto non legale, ma è chiaro che in una città come Bruxelles, nella quale si decidono anche delle leggi, e quindi che poi sono leggi che dovranno rispettare 27 paesi diversi. In più, l'Unione Europea ha un bilancio di miliardi, di decine di miliardi, che vengono spesi, ovviamente. Quindi è chiaro che in quel posto il lobbismo ha un suo peso. Allora, naturalmente, con le dovute proporzioni, è chiaro che la stessa cosa avviene a Roma per quanto riguarda l'Italia e le cose nazionali, e avviene all'interno di ogni regione, perché chiariamo, io mi auguro che Totti non venga considerato colpevole, perché è un personaggio pubblico che comunque ha fatto qualche cosa e viene condannato, insomma, non dobbiamo per questo gioire, ecco, anzi, tutt'altro. Però, al di là di Totti, è chiaro che se dovesse venire considerato innocente, cioè se quelli che sono stati ricevuti sono dei normali finanziamenti che sono stati tutti denunciati, e quindi non viene a mancare, diciamo, l'accusa, è chiaro che a questo punto anche tutti gli altri personaggi
presidenti di regione tirano un sospiro di sollievo, perché altrimenti, insomma, si rischia che in qualsiasi regione il presidente della regione, diciamo, viene così avvicinato da imprenditori perché loro devono ovviamente fare fatturato. Quindi capisco che è un discorso un po' delicato, no? Perché le persone invece sono portate a vedere il politico come un privilegiato e quindi, diciamo, i politici in Italia, ecco, non è che godono di buona fama. Però io, ecco, vorrei dire, se ci sono motivi perché Toti o qualunque altro politico venga condannato, per l'amor del cielo, si deve condannare. Però si deve condannare quando si fa un processo, non solo su delle supposizioni. Quindi in questo momento qualche cosa di eclatante, secondo me, non è avvenuto, nel senso che i soldi che sono stati dati sono stati registrati come donazioni e le donazioni ai partiti, con naturalmente dei valori, insomma, sono delle cose ordinarie. Quindi io aspetterei prima di essere giustizialista. Ecco, questo è quello che vorrei passasse come mio pensiero. Mi sembra assolutamente comprensibile, anzi mi accodo perché se dovesse essere Toti o chiunque ecco, al posto di Toti colpevole, senz'altro non si può gioirne, come dicevi, anzi è una macchia che comunque non riguarda solo il partito di appartenenza, però in qualche modo macchia un po' sempre il paese intero, la politica di quel paese, per essere più precisi. Se invece dovesse rivelarsi innocente, insomma, è anche giusto che si dimentichi, che si accantoni invece questa parentesi. Io Giancarlo ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, per queste analisi attente al passo con i tempi, dettagliate, e ti do come sempre appuntamento al nostro prossimo incontro. E naturalmente appuntamento agli ascoltatori alla prossima volta, insomma. Un saluto a tutti.